È stato un 2011 molto importante, abbiamo avuto una crescita del 39,5%, del 40% in cifra tonda, crescita dovuta all'approccio della qualità che ci siamo dati fortemente, che abbiamo fortemente voluto negli ultimi anni dell'azienda. È un'azienda di vecchia generazione, noi sono alla quarta generazione che segue questo lavoro della frutta secca, dal 76 nel biologico, dal 2000 esclusivamente nel prodotto bio. Questo 2011, nonostante fosse un anno di crisi, per noi è andato bene, siamo un'azienda dedicata soprattutto all'esportazione, abbiamo incrementato particolarmente i nostri prodotti, in particolare con tutta una linea fair trade data dalle mandorle al cioccolato, abbiamo 3 mandorle al cioccolato, implementeremo con altre 2 molto presto, oggi facciamo le mandorle al cioccolato fondente, le nocciole al cioccolato fondente, le mandorle al cioccolato al latte. Stiamo implementando la linea con la cannella ed il peperoncino, un prodotto particolarmente apprezzato dai consumatori europei ma anche americani, e la nostra crema spalmabile, la Cioccobella, tutta fair trade, con una spalmabilità e una scioglievolezza particolarmente interessante. Prima sul mercato francese, apprezzata sul mercato svedese e norvegese e di recente anche in Italia. Il 2012 ci vede iniziare l'anno con la certificazione IFS BRC, sono gli standard più importanti in campo alimentare. L'apertura quest'anno, la concretizzazione quest'anno dell'apertura di 5 depositi in Austria, in Germania, in Francia, negli Stati Uniti e a Dubai. 3 sono già funzionanti, gli altri 2 saranno entro il primo semestre. Questo svilupperà ancora le nostre vendite, questo significherà anche la disponibilità di prodotto fair trade in 20 nazioni del mondo sostanzialmente, con dei tempi di ordine abbastanza rapidi e prodotti anche personalizzati.